Rieccoci qua, buonasera e bentornate da Martina e la Susi di www.mochiomaggi.it. Oggi è sempre lunedì 27 giugno e sono le ore 19. Ci troviamo qui in diretta insieme per spacchettare tessi e mercerie neri. Eccoci qua, come detto in precedenza. In precedenza, un'oretta fa. Comunque ha vinto le 21, mo che Giuseppe finisce da lavorare. Ci farà anche la locandina. Giusto, Giusi? Giustissimo. Ecco. Se no le faccio io. Ah, Le lo fanno. bellissime locandine. Quelle Fanno, fanno. bellissime locandine. Ma tu le fai con l'uomo che immagini? Mi piace di più tutto l'arcobaleno. Agata Di Stefano, Massi, va, via con noi. Vuole entrare in diretta. E io ti faccio entrare. Agata, non c'è la connessione. Che è successo? Comunque, la diretta sarà alle 21 e rotti. Alle 21 e qualcosina. Tanto se sa, raga, che se noi siamo ritardatarie, penso che ormai un po' abbiate capito. Cioè, se noi dimo un orario, vedi pure adesso, per esempio, è 19, 19 sono passate, hai capito? Voglio dire, dimmi, dicio, e poi dal vivo, i venerdì, famo proprio le mezz'ore di ritardo, perché c'ho proprio le signore davanti che ci posso parlare. E quindi il tempo passa, io non mi rendo conto e noi continuiamo a chiacchierare inter nos. Ok, quando siete pronte, se spacchetta. Spacchetta. Oh. Tedesca nei commenti, va bene, tedesca nei commenti, va bene, va bene. Quindi 27, che poi tra l'altro venerdì è il 1° luglio. È entrato pure luglio, ragazzi. Ci avviciniamo verso il giro de boa di Ferragosto. State pronte? Io no. No, tu sì. Sei pronta a Ferragosto? Ah, no, Guarda che passavo Ferragosto, ho finito no. No, tutto. dicevo, rivedo Finita estate. i commenti, Chi commenta? Vedi Susi. Non c'è commenti allora. Loredana Bellini, No, io non c'ho commenti. Luisa Scialdone, io sono pronta, una bibita fresca, vi guardo. Come faccio a mettere i commenti? Agata Di Stefano, ecco! Mara, ciao, Simo, vi vedo. Susi, ciao! Ciao Loredana, forse sto in ritardo io. E vabbè, ma che ce ne frega, meglio tardi che mai, ragazze. Luisa, ecco che ha bibita fresca. Che te sta a beve, lui? Che te sta a beve? Io mi sono appena sturata un Energade. Una lemon soda. Lemon soda, sai che ci ti dà? La besta Frigano dice felici di sentirvi vive nonostante i 40 gradi. Cioè, avevo ragione. Ma non ne vedo sti commenti, ma come... Vedo solo chi entra, vedi? Anna Maria Battaglia, Anthony Nonna, Patrizia Menin, benvenuta a tutte quante. Patrizia Capodanno, benvenuta. Vedo solo chi entra, ma non leggo i commenti. Mi Luisa beve tè alla pesca. piace il limone. E Luisa dirà, sti cavoli. Susanna Brighi, vedo solo chi entra. Mimma dice, ciao ragazze, che fate? Io mi sto sciogliendo. Ciao Mimma, anche noi. In allegria, insieme a voi. Ciao Debora. Federica dice siamo pronte. Agata Di Stefano, mi vedi sì o no? No. Loredana, un prosecchino?
Poi ci disidratiamo, ci disidratiamo, ci disidratiamo. È arrivata Carmen. Raga, io non vedo. Dammi un po'. Ciao Posso Imma, leggere col tuo? certo, è arrivata Gisa. Rosy la vecchia, ciao ragazze. Agata di Stefano, perché sul cellulare mio che stiamo a fare riprese non commenta nei commenti, non appaiono i commenti. Mo' ho preso queste giusi, così leggo i commenti. Ecco Carmen. Isaura una carota. Noemi, ciao. A Noemi, ma grazie di che? Grazie a voi, abbiamo aperto tutto. No, è già tutto pronto. Noè, già tutto pronto. Sì. C'è la scritta che numero. E meno male che Pamela aveva detto fa con E karma, giusto? vabbè, ci stavo. E vabbè. Poi mi perdo i fogli, mi perdo i Ma ti è pezzi. avanzato quel foglio? Sì, Noè, è avanzato sì, pure il foglio. sì. Quando volete. Non vedo l'ora che arriva la fustella ghirlanda. Ciao Maria Terry, anche io non ce l'ho più. Ciao Giusy Marasco, ma la devo ricomprare. E Agata, mo te leggo. Anche da me oggi si muore, pensa a te, sono uscita fuori e si è accesa la sigaretta da sola, Luisa. Va bene, va. Allora, no, come devo fare? Oh, giusto perché io vado, sta a guardare il cellulare, tu invece sono diretto a questo. E tu come ti fa così? Dai, Sì. fai a camera fissa. Siete qua, spacchettamento a camera fissa. Ok. Ciao Marzia! Ciao Giusy e ciao Patrick. Marzia! Marzia! Ma ci ha parlato Coppino? Ah, Maria Terri dice mi ha spedito la tua. No, 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 no. no, 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 no. No, no. Ma se mi metto seduta invece? Mettiti Mi metto seduto. seduta, dai. Tanto sono poco Mi si ingombrante. vede? Un pezzetto. Come un pezzetto? Aspetta. Ecco, adesso sì. Mi si vede? Sì. La mia l'ho regalata a una cliente, ma prima che cliente era amica, diciamo. Però senza paura, perché Giusy nell'immediatezza mi ha detto te la ricompro subito e quindi sto aspettando che ritorna. Però dopo la mia, apra, sballo, Ah, la certo, uso, sì. la uso. Allora, partiamo con Mercerie Neri. Mercerie, ah, vedi come apre particolare, per così. Carino. Ricordiamo, Mochi Immagini, Mercerie Neri, Mochi Immagini, scritto tutto attaccato. Comunque, Mercerie Neri, azienda leader nel settore, che ci manda mila e mila tricottini. Eccoli qua, ragazze. Eccoli qua. Tricottini per Toulemont. Logicamente so della Prim, so de Marca. L'abbiamo usato insieme durante un venerdì creativo. Sta a Ribelle. posto. Mi raccomando, se comprate la lana da noi e volete usarla col tricottino, non vi comprate il color ocra, perché il color ocra non gira. Non gira, non gira, non gira. Consigliata, super consigliata, la lana gialla, giallo canarino, rosa baby, celeste baby, bianco e panna, super consigliato. Tutta la gamma dei colori, marroni, marroncini, ocra, lasciati verde perché mi gira. Ok? Quindi tricottini, mercerie neri era facile. Ecco qua. È arrivata Elisabetta Diana Ciao Pasotta. Isabelle! Ciao Jenny, ciao Daniela. Luisa dice, lo sai che anch'io quando uso la Big Shot prendo la scossa? Ma come? Vabbè, io non più, però lui. Mi sono fatta la switch. Agata, posso avere un tricottino vostro?
Sì, basta che vai sul sito, è già tutto caricato sul sito. Punto. www.mondimaggi.it, nella casella cerca basta che scrivi tricottino e tu vedi. Ricotino. No, lui scrive tricottino. Tricottino. Vabbè, non mi ricordo se l'ho scritto, Come però si scrive? tricotin. Tricotan. No, ma lui siamo italiani, giù, tricottino lui scrive. Marzia dice: sì, ci ho parlato, ma dovete aiutarmi a fare opera di persuasione. Va bene, girami il numero, ci penso io. Non può dirmi Federica. di no. Martina, non buttare la fattura di Giusy che sta nella scatola di Godin. Bravissima. Infatti. Butto tutta la scala. Nel barbecue. Mannaggia, mannaggia. Allora, poi, mercerie neri è tutta roba dei giusi, fustellati, cose, plotter, cose. E, ho detto io mercerie neri? No, devo dire tessi, Tessi. questo è tessi. Un'altra cosa, siamo sempre stati abituati con tessi a vedere a scatola della pizza, invece stavolta hanno cambiato tessi. Un appello a Tessi, se volete ricominciare a mannarci scatole di pizza, non ci piaceva, Sì, faceva sì, allegria, sì. insomma, diciamo che vi distinguevate dall'altri, ok? Invece poi ci hanno mandato una scatola normale tramite Laura, che ringraziamo e io mandiamo un grande Sì, bacio, ciao Laura. e andiamo a vedere Giusy che cosa ha comprato per lei e tutti quanti. Perché Ma Giusy soprattutto, piglia, eh? Giusy piglia da è certo. spettanetti, lei non dice ma piglia, eh. Poi dice che sembra che io devo Sono la comprare prima tutto lì. acquirente di me stessa. Tessi, non attaccheremo mai. Io sì. Poi, allora. Ok, foglio di trasferimento. Foglio di trasferimento. Ragazzi, fermiamoci un attimo. Fermiamoci un attimo e parliamo del foglio di trasferimento dei Tessi o comunque foglio di trasferimento in generale. Questo foglio è un foglio di plastica trasparente che attacca da una parte, ok? Si usa per prendere la scritta e poggiarla sul supporto su quale vogliamo andare a fare la decorazione, ok? Una volta tagliato un pezzettino per prendere la nostra scritta o disegno, non andiamo a buttare il foglio di trasferimento, ma lo andiamo a riappiccicare su questa pellicola bianca, perché ragazzi, fino a che l'ultimo grammo di colla non se ne va da questo foglio trasparente, voi sti 2 euro, 2 euro del foglio di trasferimento li usate all'infinito, giusto Sì, Giusy? Quindi infatti. non tagliate e buttate, ma tagliate e conservate per poi riutilizzare, ok? E più lo riutilizzate, meglio è, perché perde un po' di colla e quindi lascia meglio la scritta o il disegno sul supporto dove va applicato. Amen. Ecco. Amen. Poi, un po' scomodino. Adesso, Giusy, cara, guidaci tu. Io ti tiro fuori e tu tavoli, vai. Allora, questo è vinile glitter oro olografico. Come vedete, c'ha questa base oro con il glitter e in più è olografico, è proprio super particolare ed è semplice vinile adesivo. Da applicare su. Applicare su oggetti, plastiche, vetri, muro, legno, dove vi pare. Sfere Quanto trasparenti. costa? Costa, se non sbaglio, 7 euro il La foglio, grandezza dei fogli in generale, 30,5 per 50 centimetri. eh? Quindi la grandezza amo detta per tutti, mo piano Sì. piano. Poi questo. Questo invece è termico vinile termoadesivo metallizzato oro. Quindi questo è quello che va stirato su magliette, borse, pochette, bavaglini, Bavaglini, varnanze. esatto, sui tessuti. Poi, bellissimo.
Questo è sempre termico, quindi termovinile Rainbow, arcobaleno, fantasia. Questo è sempre per i tessuti, sempre da stirare. Allora, una domanda che faceva Luana, ma le scritte e i disegni da dove li dobbiamo prendere? Li potete o tagliare con i plotter, se avete il plotter, altrimenti potete benissimo fustellare. Si fustella benissimo questo vinile e Con termovinile. le fustelle per feltro, Con le fustelle per feltro, esatto. non con le metalliche. No, Qualcosina, tu la scritta l'hai no. fatta con la metallica. Ah, è vero, Martino l'ho scritta Sì. con la metallica sulla Sì, maglietta. allora diciamo che le metalliche non tagliano bene il termovinile floccato, cioè quello vellutato, perché essendo più spesso con le metalliche non si taglia. Allora, ragazze, l'oro l'avete visto? Mo ve lo cavolo perché io mi sto accecando. Bene? Ah, ok, perfetto. Poi, ecco qua, l'ha appena detto Giusy, questo è rosa floccato. Che cosa vuol dire floccato? Questo è per le magliette, eh? Che vuol dire? Sempre per le magliette è vellutato, cioè al tatto resta in rilievo, a differenza del vinile, del termovinile semplice, che se voi andate a toccare la maglia o insomma dove lo stirate, non si sente tanto al tatto. Questo resta in rilievo, morbido e si sente benissimo al tatto. Molto particolare, molto bello. Molto Molto, bello, molto bello. molto bello. Io Mamma ho mia, Armando, qualche molto polo. Chi è bello. Armando? E dopo lo faccio vedere su Io TikTok. ho delle polo con la scritta Mochi Maggi Tipo vellutata la polo della bianca, polo. la polo della La polo polo. della polo. Poi. Questo? Questo è sempre termovinile floccato bianco. Ma quanto stanno sti floccati? I floccati costano 8 euro il foglio, sempre 30,5 per 50 centimetri. Questo? Questo è termovinile monocolore nero, quindi sempre da stirare su maglie, cotoni, anche sulle borse di juta. Normale però, no, floccato. Normale, E questo quanto termovinile costa? Quello che... 6,50. E ci fate una cifra. Esatto. Che voi considerate comunque una scritta, un qualcosa, comunque non è mai gigantesco, quindi con un Certo, foglio la voglio e scrivere. voglia scrivere, fa disegni e tutto quanto. Questo? Questo è sempre termovinile monocolore, come questo nero, sempre da stirare. Questo è verde mela. Elisabetta dice: sono uno spettacolo. Ma Mi sa come che fai a lei le ha sa? usate. No, dico, ma come fai a riconoscerli da così? Perché sono un po' più mosciarelli i Ah, termici, lo vedo sì, pure al da tatto sì. come li prendi. Questo è sempre termovinile, monocolore bianco, quindi come quello verde e come quello nero, ma sempre stirato su magliette, bavaglini, borse, pochette, dove volete, però sempre da stirare sui tessuti. Guardate il floccato quanto è latte e guardate il bianco quanto è bianco ottico. Non so se mi sono Sì, spiegata. sì, sì, Il sì. floccato quanto è soft e il bianco quanto è bianco aggressivo. Vedete? Oh, questo è Poi. uno dei miei preferiti. Questo invece è vinile adesivo, quindi non da stirare. Vinile adesivo metallizzato rosa gold. Questo quindi lo potete applicare anche sulle torte scenografiche, sulle palline di plexiglass, sul vetro, sul muro, sulle tazze, su tutte le superfici, ma non sulle magliette. Vinile adesivo metallizzato rosa gold. Poi. Questo acceca, questo è sempre vinile adesivo. Metallizzato oro, come rosa gold, però oro. Mancavano un po' di colori, signor? Questo Un po' di colore all'appello. è sempre vinile adesivo e argento metallizzato però opaco.
Quindi è un argento opaco, sempre da applicare su superfici, plastica, tazze, muri, legno, eccetera, Palline, palline, eccetera. Plexiglass, plexiglass. sì. Ah, un po' d'opacità. Torte scenografiche, Poi, un po' d'opacità. bello, Vinile adesivo giallo, sole. sempre da applicare su superfici, non per le magliette. Quanto costa? Questo costa 3 euro al foglio, 3 euro! 3 Guarda! euro al foglio e sempre 30,5 per 50 centimetri. C'è 3 euro, ma quante cose gli fai con sto vinile? Ah, un sacco, sì. Io Poi. ho 3.000 fogli. Poi. 3.000. Allora qua tocca fare un po' i conti, devo cominciare a comprare No, pure nel senso c'ho tutti i colori e tutti che c'ho sempre uno. tanti Tutti i gusti più pezzettini. uno. Esatto. Questo è sempre vinile adesivo, colore crema. È come se fosse un giallino pastellino. Molto bello. Molto bello. Poi. Vinile adesivo bianco. Questi sono tutti i vinili adesivi semplici, quindi vinile adesivo bianco, sempre per superfici, plexiglass, tazze e quant'altro, torte. Aspetta. No, scusa, lo vedevo differente, ma sarà solo che mi sono accecata con tutto questo vino. È uguale. Vinile adesivo fucsia. Bello, 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 questo mi piace tantissimo. Fuzia! Sempre come il bianco, il crema e il giallo, cioè vinile adesivo semplice per superfici e plexiglass e quant'altro. Panda! Quel panda è uscito dall'uovo di Pasqua. Carino, perché sta lontano da solo? C'è un pantino da solo, ora Sì. non ci penso io a dargli casa. Poi! Vinile adesivo viola. Mi piace. Poi! Vinile adesivo celeste. Celeste, mi sa, questo è. Sì, celeste. Ah, c'è pure Ah, questo! ok, celeste Scusate, chiaro e chissà quanti celeste. altri colori non vi ho fatto vedere. No, no, questo celeste e celeste chiaro. Diciamo quello chiaro è molto, molto baby pastellino. È molto baby shark. Poi Bellissimo questo. mo faccio vedere pure a voi, eh. Mo faccio vedere, giuro lo faccio vedere. Blu scuro. Questo ci abbiamo fatto la torta con la mongolfiera. Il nome applicato sulla torta era stato fatto con questo vinile blu scuro, vinile adesivo. Con carattere calligrafico. Sì, esatto. Bello, un po' assomiglia al blu marina. Ci sei? No, Se credevo che finché non fa leva, la pennichella? credevo che finché non levava il collo tu continuavi a parlare, invece no, non ha detto niente. A me piace questo. Vinile adesivo verde. Sempre mela. Questo si comporta sempre come gli ultimi che stiamo vedendo, sempre per le superfici. Per le torte, plexiglass, tazze, Legno. eccetera, legno, eccetera. Sempre 3 euro il foglio 30 per 50. Quanti so? 3. Euro. Dillo un po'. Cosa riccia la lingua? Poi, questo. Questo è No, aspetta, me sono scordata tra i miei anch'io. preferiti, Tra i suoi preferiti. vinile nero lucido permanente adesivo. Come mai Questo più quando è permanente e quando no? alcuni dipende dal produttore. Comunque quelli lucidi sono sicuramente permanenti. In ogni caso, comunque No, sul da qui, da sito, testi, come fa a capire quando è permanente e quando no? dal sito c'è scritto, Ah, me dal l'ha detto sito. il Ah. fornitore.
Dal sito c'è sempre scritto se è permanente o non permanente. Non permanente non vuol dire che se lo applicate poi vi si stacca, vuol dire che c'è meno difficoltà a staccarlo. Quindi, ad esempio, se ci dovete fare una vetrina di un negozio, vi dico una cosa, insomma, un po' estrema, con il vinile permanente sarà più difficile poi staccarlo dal vetro. Tutto qui. Però sono tutti super adesivi questi Quindi, se vinili. volete attaccare una serie di farfalline sulla finestra di casa vostra per vostra figlia, compratelo non permanente. Esatto, Ecco. altrimenti poi non lo staccheremo più. Allora, disponiamo a qualche Finito, domanda. eh? Finito. Si può applicare direttamente sul fondo della torta? Sì, Sì, certo. direttamente sul fondo. Sempre col foglio di trasferimento. Sì, che ti aiuta ad andare dritta. Luciana chiede, scusate, ma questo è quello termoadesivo? Allora, questi ultimi no, erano adesivi semplici. I termoadesivi erano i primi che abbiamo fatto vedere, Spacchettato. spacchettato. Comunque sul sito c'è scritto se è termico Anche o perché questo è meno. tutto rifornimento, io questa è tutta roba che qua dentro già avevo visto Sì. e mo ci stava più la ripresa. Esatto. Tranne il grigio opaco, mi sa che ci hanno mal avuto, No, 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 ce l'aveva. eh? Io non mi ricordo proprio, però. Katrin Hatt dice: ho appena comprato la Cricut Joy, mi volete rovinare con le vostre super dirette. Cricat. Simona, ciao, hai fondi al metro? Sì, quantità industriale. Sì, basta che vai sul sito. Miriam, ma poi resiste al lavaggio? Di chi? Il termovinile? Sì, resiste Ah, Miriam, noi benissimo. addirittura lo mettiamo in asciugatrice. Sì. Se siamo scritte tutte le magliette con la scritta rossa Mochi Maggi, famo lavatrice e asciugatrice, Sì, non no, succede è niente. Con vinile rosso bianco, termico. è il bianco Facciamo fatto dubbio. pure. Tutte le magliette, le ultime magliette, Ah, pure la mia, le tutte le sì, t-shirt. giusto, giusto. Sì. Sì, lo potete applicare tranquillamente con il ferro da stiro, è facilissimo. È arrivata Maria Rosaria Mancom. Ciao Marie. Isaura chiede, quello non termico sulle tazze regge la stoviglie? Assolutamente no. No. Cioè, a meno che non prendi il permanente, però il lavastoviglie è sempre sconsigliato metterli, perché sono sempre un po' delicati. Luciana dice, grazie delle risposte. Prego. E Miriam dice, ok. Vediamo se ci eravamo persi. Anna Maria. Ari, ciao. Che si può fare con il vinile? Anna Marie, diciamo che questa tua domanda è un po' Trabocchetto. No. una risposta che ce ne mostra ora, no? Allora, puoi fare Cioè, principalmente. se io gli rispondessi, ci puoi fare di tutto, Esatto, ecco, non hai però detto di niente. tutto Allora, non vuol esempio, dire un es niente. alcuni esempi. Alcuni esempi, la maglietta, Una ma se è termico. termico, vinile termico, ci puoi fare ad esempio una scritta, un disegno su una maglietta, Una maglietta, una borsa, un bavaglino, un che canavaccio, puoi un anche, questo disegno lo puoi lenzuolo. anche fustellare, ad esempio hai la fustella unicorno, fustelli l'unicorno. Anna Maria, hai fustellatrice o... Sì, Anna Maria Carrara, sì. Ah, ce l'ha? Ah Sì, no, sì, perché sì, sennò sì, sì. stavamo a parlare, magari ci manca la No, fustellatrice. no, ce l'ha. Ad esempio la fustella unicorno, orsetto, non so, qualsiasi tipo di soggetto, fiori, farfalle, fustelli con il termovinile, il disegno o fai una Una scritta, lo scritta, applichi su una maglietta, un bavaglino, una borsa, stiri con il ferro da stiro e resta lì, anche se fai 100 lavaggi in lavatrice e 100 più asciugatrici. asciugatrici. Resta lì, esatto. Invece il vinile adesivo, quindi quello non termico, quello lo puoi Si applicare. suddivide in due categorie, Esatto. quello permanente e quello non permanente. Esatto. Però se ci devi fare semplici decorazioni, ad esempio fare una scritta sulle sfere trasparenti a Del plexiglass Natale, a che ci Natale vuoi scrivere un nome, puoi usare sia il permanente che il non permanente, tanto comunque la resta la rimane. scritta. Ci puoi fare una decorazione per il muro di casa, ad Esatto. esempio fa tutte le farfalle sul A muro. me Giussi mi ha decorato la porta del bagno. Prima o Esatto. poi farò una, ma non mo, 10 anni fa mi ha fatto.
E io me credevo, perché ancora non conoscevo il vinile, e me credevo che lei si era messa a dipingere. Gli ho detto, mamma mia, quanto sei stata brava! Non sei uscita, dice no, questo è un materiale che. Vabbè. E qui sfere, oppure puoi fare le tazze da colazione, puoi appunto decorare i vetri di casa. Ma perché Ora, non ti sei appuntata con casa? vabbè, perché si può usare anche appunto per queste cose qui che non lo diciamo mai. Però anche altri ambiti, E insomma. poi vabbè, noi lo usiamo tantissimo che i nomi, le scritte le facciamo con il vinile adesivo per le torte scenografiche. Esatto. Esatto, no, noi lo usiamo principalmente per quello. Posso dire un'altra cosa? Sì. Che io col vinile termo adesivo glitterato bronzo ho scritto Welcome sulla ghirlanda di autunno, la ghirlanda americana, stile autunnale, e l'ho stirato sul feltro 3 mm e sta ancora lì. Il feltro però, mi raccomando, non deve essere quello là, né il vello della Stabilini, quell'altro lanoso, deve essere quello là un po' rigidino. Infatti, ci potete pure fare i nomi sui fiocchi Sul feltro, sì. nascita. Oppure a Pasqua che ci abbiamo fatto? Ci abbiamo fatto i segnaposto. Ci siamo comprate. Ah Allora, no! con la printmaker. Quella era la stampante. Rita chiede come facciamo a tagliare le scritte o con il plotter o con la fusellatrice o O se a sei mano. brava anche a mano, puoi anche tagliarlo con le forbici. Sconsigliato a mano. Ma dai, può essere Vabbè, giotto. Dai, può essere giotto, ma la che scritta è di specie? più difficile, però tipo una farfalla la tagli a mano. Dai. Loredana Bellini, se voglio scrivere un nome o un disegno su un astuccio della scuola, quale Bravo, vinile mi consigliate? termo adesivo, ti serve? Sì. Anna Maria dice ok, quante idee, grazie. Ciao Marica. Vediamo se ho perso qualcuna. Ok. Io intanto regalo sorrisi. Ok, penso Sardino. Mi qualcuna sa sta di un no, po', mi sa vabbè, di poi gli no. rispondiamo Sì, scrivendo, dai. ok. Va bene ragazzi, allora grazie mille per essere stati con noi, ci vediamo presto prestissimo, un bacio grande da Martina e la Susi di www.mimaggi.it. It. Ciao a tutte, Ciao. ciao!